Martedì 15 febbraio. Buongiorno. Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Così possiamo riassumere il Vangelo di Marco proposto oggi. I farisei hanno un cuore duro che mette alla prova Gesù. I discepoli non comprendono. Gesù parla loro del lievito da cui guardarsi, dell'atteggiamento dei farisei, che può contagiare anche le nostre comunità con l'eccessiva attenzione all'esteriorità. E di quello di Erode, che vede in Gesù un avversario, in Dio un concorrente. E loro, gli apostoli, in maniera incredibilmente ottusa, incominciano a discutere sulla loro merenda. C'è un pericolo incombente, quello descritto da Gesù, di chiudersi in un ragionamento piccolo, di non avere più fiato e ali per volare in alto. Succede alle volte nelle nostre comunità di ingrandire a dismisura i problemi piccoli e piccolissimi, per non vedere invece quelli grandi e ingombranti, di chiudere il recinto del piccolo gregge per paura del confronto col mondo esterno. Chiediamo davvero al Signore di renderci liberi dalle incomprensioni, di non ripiegarci su noi stessi, se Egli ci chiama a capire in profondità ciò che accade a noi e alla storia, chiediamogli di scuotere e provocare le nostre comunità quando perdono efficacia e speranza. Buona giornata a tutti!